Grazie.
punti anche per Benedetto domani lo portare. Allora, tu come ti chiami? Antonio! Grazie! Bene, ti porti? Grazie! Non c'è bisogno. Allora, chi è rimasto? Con gioia. Allora. Voi spostatevi più dietro. Devi aver portato un biglietto, piglialo e non lo aprire, piglialo, pensaci bene, vedi dove è il tuo, da quella parte, se tu sei uno. Uno solo, Nicola, uno. Bravo. Dalla me, grazie. E se ci vuole lui vinto? Devo uscire Santa Sofia. No, non valido, non dico nemmeno il numero. Va bene. Ha vinto Anna Agresta. Non valido. Lucia, apri. Togli il giubbino tu. No, togli il giubbino. No, e quello è... Ah, toglilo lì. Ah, si è raffreddato così. Salvi i genitori per non avere fiducia. No, un attimo soltanto. Starò a servire. Metti la mano e stai. Io lo passo alla segretaria. Aspetta, posso? Veramente, eri tu? No, non ci posso. Lucia Uneddu. E non lo vedi? Pensi che tu, però non hai vinto, no? Non hai vinto ancora. Però che gioia, vabbè. Allora, vai dietro. Lorenzo! Vai e tu anche con Giubino! Ah no! Anche con Giubino! Giubino! Prendi il numero. Dalla me, il dito al giubbino, la segretaria. Santa Sofia! Il biglietto che estrarrai equivale a un po' di silenzio, massimo silenzio, dietro le spalle i due, un attimo, scusa, concentrazione, tu come ti chiami? Riccardo, con calma, con devoto atteggiamento, metti la mano dentro, prendi il numero, non lo guardare, allora, pronti, ferma lui. Allora, Riccardo, un biglietto deve essere, questo equivale al terzo premio, cioè la macchina fotografica, mani libere, aprilo, non dire niente. Allora, attenzione, il fortunato, abbiamo controllato, io con gli occhiali, senza occhiali, lui... Allora, questo premio va a chi ha preso il biglietto di 2,50 euro, numero 424, intestato a un certo Michele. Allora, quindi la macchina, tutti gli altri. Michele, un certo Michele. Aniello, poi il giubbino, Aniello. Fai vedere il cuscino. Aniello! Gira. Fermi voi. Questo è il rivale alla cuscina.
Esattamente. Uno. Benissimo, eccolo qua. Non vi distraete con la macchina, guardate il biglietto che non fate scompare. Non fate sparire il biglietto. Italia, fino a te. Allora, questo numero 392. Dite il... no, il luogo no, no. No, non dite il posto. Non dite il posto perché si chiama... Si chiama nome di battesimo. Maria Luigia. Residente a Meduro. Correale Maria Luigia. Il primo premio, so che tu sai scrivere col computer, stai su Facebook, navighi in internet, vabbè, comunque niente sei stato in Svizzera. Allora, con calma, tu come ti chiami? Alessia. Alessia, allora. Ok, allora Alessia, lentamente, allora, fai il giro da sotto. Io sei violenta, mamma mia. Allora, prendine uno piano piano, scegli il migliore, eccolo qua, è uno. Anche da quello, niente, poi silenzio. Allora, guarda, mamma mia, scrivo una cosa dell'altro. No, non dovete poi leggere niente perché è una cosa segreta qua. Piccinino, piccinino. Cosa dell'altro mondo. Io, allora, potete gentilmente voi giovani fare così. La tua. Allora, il numero vincente. Nicola. Il numero vincente di questa estrazione porta le cifre 89. Sarebbe 89. Ed è intestato alla persona per cui io la vorrei chiamare, vorrei ringraziare, cioè vorrei dargli gli auguri, ma non la vengo più presente. Ma comunque. Allora, finisce con ta. Chi ha ta? Anita? No, non è Anita. Andorietta? No. Assunta? Annarita? Assunta? No. Benedetta? Annarita? Annarita? Benedetta? Ti dico un'altra lettera ancora. Finisce con etta. Benedetta! 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 Antonietta! Tu nasconditi per favore perché non fate che. Allora, il numero vincente è Benedetta! È bellissimo! Come non me la leggo? È Di Bello! Ah.
stato vinto da questa benedetta. Benedetta, benedetta. Allora, i genitori. Almeno una parte dei genitori. No, è d'accordo. Allora, posso io disporre? Bene. Allora, ascoltatemi bene, e io vi faccio un elogio pubblico. Allora, questo biglietto che porta il nome di Benedetta di Bello. Non dico che lei rinuncia, ma i suoi genitori rinunciano alla vincita. E questo notebook rimane a disposizione della parrocchia. In un'altra occasione la metteremo in premio. Comunque rimane in parrocchia. Va bene? Parrocchia di San Michele Arcangelo della Donna, Santa Patrona, Santa Sofia. Un applauso. Lunedì, noi ci pensiamo, rimani in parrocchia, adesso il parroco potrebbe anche lunedì quando facciamo i giochi senza frontiera o le premiazioni, possiamo mettere all'asta, poi vediamo, ci regoliamo, comunque c'è stata una rinuncia, donandola a lei. Io mi complimento con la mamma, mi complimento col papà. Allora, benissimo, rimane in parrocchia a disposizione della comunità. Lunedì decidiamo, va bene?